professoressa Brunetti, durante questo interessante convegno lei ha mostrato delle immagini su delle diapositive, delle fotografie. Che cosa rappresentavano? Rappresentavano il legame che è stato istituito personalmente fra Martin de Richiere e Roncaglia, che è stato uno dei miei maestri all'Università di Roma La Sapienza, e anche volevo mostrare il legame personale umano con István Frank, che è uno studioso ungherese, di cui l'anno prossimo ricorrono esattamente i 60 anni dalla morte. E io sono venuta ieri perché ho tenuto delle lezioni di filologia all'Eötvös Collegium di Budapest, dell'Università di Budapest, e abbiamo intenzione anche di fare forse una giornata in onore di Frank. La relazione fra la vita e le opere di coloro che studiano filologia è importante non solo dal punto di vista del gusto di vedere i visi, i volti, gli abbigliamenti, le piccole cose della vita quotidiana, ma perché spesso dietro un grande lavoro c'è anche un impegno di cuore, di vita, e questo io trovo che sia estremamente importante per i nostri studenti, per i nostri giovani, perché devono riconoscere il senso del lavoro filologico che fanno. Quindi riconoscere che queste persone hanno vissuto durante la guerra, hanno anche avuto dei sacrifici da compiere personalmente. Frank è morto molto giovane, era giovanissimo quando è morto, eppure ha compiuto degli studi importanti, penso possa essere di insegnamento anche per loro. Quindi mostrare le foto poteva avere un senso per questo.